Alla Casa Bianca, Arafat si è presentato come sempre in divisa militare col cinturone e revolver a fianco. I servizi segreti hanno detto: lei non può entrare. E Clinton gli ha detto: ma che siamo, all'OK Corral? E allora lui si è tolto il cinturone e la pistola e l'ha consegnata alla sicurezza, ovviamente. Mi diceva appunto che anche la sua famiglia era all'oscuro del suo lavoro per questi anni. Certo, era assolutamente da evitare qualunque informazione che potesse trapelare, perché il rapporto doveva essere assolutamente segreto, e quindi questo era a conoscenza della compagnia solo a tre persone: il proprietario, il comandante e il copilota, basta. Dopodiché noi partivamo, ogni volta avevamo dei codici, usavamo perché dovevamo portare questi ingegneri, questi costruttori, queste imprese che costruivano strade, palazzi, industrie, e dovevamo portarli nei cantieri, quindi stavamo fuori anche un mese. Ha mai avuto paura in questa attività? Beh, chiaramente se uno fa il pilota di Arafat non può avere paura, se no non fa il pilota di Arafat, quindi la paura te la tieni, la vinci, non puoi fare il pilota di Arafat se hai paura, lasci fare. Infine un'altra domanda, poi vi ricordiamo, ecco, possiamo far inquadrare il libro che è appunto, ripetiamo, il pilota di Arafat, scritto da Lucilla Guaglia, e vediamo appunto che racconta le memorie, diciamo, di Marcello Guaglia, il padre. E, signor Marcello, un'altra domanda su questo personaggio importante del Novecento, possiamo dire, no? Sui retroscena della sua morte, insomma, lei dice quasi sicuramente gli ultime indagini danno un avvelenamento da Polonio. Lei dice che non c'è dietro né il Mossad e né, cioè l'Israele e neanche altre situazioni. Che cosa ne pensa a riguardo? Ma io penso il Mossad più che l'unico che voleva la morte di Arafat era Ariel Sharon, che poi alla fine, quando è diventato primo ministro, ha combattuto per liberare dei territori occupati dagli israeliani per darli ai palestinesi. Quindi, Arafat era un moderato, quindi morto lui sarebbe subentrato Hamas, che è molto più pericoloso degli altri.